Bentornati su Officina del Pilota, una supercar a 50.000 euro. Ovviamente si parte dai 50 e si sale. Quando Audi nel 2006 presentò l'R8, pensate che era il primo progetto, la prima supercar di Audi. Audi mise insieme quattro cose fondamentali per il piacere di guida: la sportività, quindi parliamo di un motore centrale, motore vuoto, trazione integrale e carter secco. Ne parleremo tra poco. C'è un comfort, signori miei, nel guidare questa auto in città che è pazzesco. Non è proprio una signorina in termini di peso questa Audi R8, anzi stiamo parlando di circa 16 quintali, però ha una dinamicità di guida incredibile, dovuta anche al motore centrale e il carter secco. Il carter secco è un sistema di lubrificazione che ti permette, nelle forti accelerazioni laterali in curva, di avere sempre una lubrificazione continua per il motore. In più, la coppa dell'olio ha una profondità inferiore rispetto a una normale e quindi, come ingombro verticale, il motore è stato montato un po' più basso, migliorando nettamente la dinamicità di guida, perché abbiamo un baricentro più basso, appunto. Una macchina veramente sportiva, ma che puoi usare tutti i giorni perché comodissima. Io non so come abbia fatto Audi a dare tutto questo spazio all'interno di questa R8. Ieri la guidava il mio amico Domenico, un cristiano di 1,88 m per 105 kg, non proprio una ballerina, ecco, e stava molto comodo. C'era anche spazio per la testa, il cockpit è favoloso, c'è visibilità davanti, dai finestrini laterali si vede bene, anche sullo specchietto retrovisore non mi posso assolutamente lamentare. Tutto molto a portata di mano, il volante che si può regolare in profondità e in altezza, i sedili di una comodità estrema con 1000 regolazioni elettriche anche per la zona lombare, molto avvolgenti, pesano per carità, ma preferisco avere un sedile più pesante che però mi fa stare comodissimo. Ovviamente sedili riscaldati. Questa macchina ha motore, quindi un po' più di comfort, quindi un aumento di peso non è assolutamente un problema. È un missile, è assolutamente un missile. Il motore è un 4 litri e 2 aspirato, dichiarati sono 4,20 da casa madre, ma poi in realtà i cavalli sono circa 400, c'è chi dice 380, insomma. Ragazzi, se sbaglio qualche dato tecnico lo trovate su internet ovunque. Io vi voglio raccontare quello che provo guidando questa macchina, che mi ha fatto assolutamente innamorare e che mi porta indietro di qualche anno, perché ho le mani bagnate. Sarà l'emozione di guidarla, sarà il carattere che ha, che anche, ti dico, è un bel peperino. È silenziosa, perché qua dentro lo senti l'abitacolo quanto è insonorizzato, si sta da Dio, si chiacchiera bene, ma poi di velocità ne fa tanta. Immaginate questa con un bello scarico aperto, cosa può dare in termini di emozione. Ad ogni modo, le mani sono sudate e mi impressiona. La cosa che prediligo di questa R8 prima serie è l'equilibrio che c'è tra il sottosterzo e il sovrasterzo. È una macchina che è veramente facile da guidare, ti permette tanto, è molto bilanciata. Ho guidato fino adesso con i controlli inseriti, la modalità con gli ammortizzatori un pochino più morbidi, il tasto sport disinserito, e comunque c'è una precisione nello sterzo che mi fa volare. Il V10 Lamborghini, che venne fatto successivamente, è pazzesco, ragazzi, di che parliamo? Io mi ricordo quando sono sceso dalla Lamborghini Superleggera. Wow, un film, scendi sudato, stanco, è scomodissima. Questa invece ci viaggi, ci vai in città, nel traffico, ti permette tanto, ti coccola, ma poi quando le tiri il collo diventa quell'auto meravigliosa che non puoi far altro che desiderare, ragazzi, credetemi. L'unica pecca di questa macchina è questo wrapping molto brutto, perlinato così, che spero tanto il proprietario possa cambiare, ma insomma credo che lo faccia, anche perché sotto lei mi sembra che sia nera ed è bellissima, che linee. Poi non ci ricorda tutti un po' Iron Man?
il carico dello sterzo rimane sempre quello giusto, anche quando aumentiamo molto di velocità in autostrada. Ho provato a fare dei cambi repentini di traiettoria a circa 150-170 km/h, la macchina, ragazzi, è una lama. Dimenticate il beccheggio e il rollio con questa macchina qui. Profuma ancora di nuovo, 53.000 km. È impressionante, non posso pensare che una supercar del genere la puoi trovare a una cifra così bassa. È fantastica, la adoro. Conta giri, conta chilometri, bellissimi, con questo color grigiettino tendente al bluetto, un po' meno bluetto di M3E46 che mi mandava al manicomio, ma anche qui, ragazzi, Audi Comfort, Audi, belli gli interni costruiti intorno a te. Disinserisco i controllini, metto in sport. Le sospensioni non c'è bisogno di rigirirle perché qui non siamo in pista. Sentito subito il comportamento del cambio, rev match, single clutch, quindi ragazzi non vi aspettate un doppia frizione. Parliamo un attimo del cambio. Appena sono salito ieri mi sarei aspettato una cambiata in automatico senza tasto sport, molto più dolce, e quindi ho detto un po' fastidiosetta, la senti molto, però ti ci abitui, prendiamoci confidenza. Già stamattina in mezzo al traffico era tutto molto più dolce perché avevo capito il suo comportamento. E poi adesso vediamo, magari dando un pochino più di gas e quindi salendo un po' di giri, come risponde il cambio in scalata e in cambiata. Con lo sterzo carico effettivamente in cambiata c'è questa botta che potrebbe far perdere un pochino d'aderenza, ma lei non ci pensa minimamente. Ma è un diavolo, è un diavolo, e ha una ottima tenuta di strada. Frenata stratosferica, velocità ne fa veramente tanta. Dire che sto guidando una supercar che parte da un valore di 50k è figo. Quasi 8000 giri e tanta fiducia, perché nella frenata anche morde molto, la corsa del pedale è estremamente corta. Tanta coppia, strada in salita, ripeto, lei è una macchina di circa 16 quintali, ma che non ti dà assolutamente questa sensazione. Pensa a un R8 così svuotata. Supercar da guidare. Ringrazio tanto Donato Tersigni, proprietario della macchina e di Special Car, che mi ha dato l'opportunità di provare questa R8. Se anche tu vuoi farlo, ti puoi rivolgere a loro. Queste sono alcune delle auto che hanno a disposizione. L'M3E46. Se chiami a nome di Officina del Pilota, ti fanno anche uno sconto del 15%. Qui sotto in descrizione ti lascio tutte le informazioni su Special Car, se anche voi voleste noleggiare una supercar come questa. Ok, sì, questa botta che ti dà il cambio potrebbe essere uno dei punti deboli. Guidando un'auto moderna come una GT3 992, quando cambi neanche te ne accorgi, rimane molto fluida e dolcissima.
qui invece però abbiamo una cambiata diversa, ma è anche un po' quello che rende unica questa macchina, questo carattere da piccola hooligan travestita da brava ragazza che ha questi occhietti qui davanti che non sono affatto male. La percorrenza curva è fantastica, sentite che bella è l'erogazione dei motori aspirati, la guidi con un dito, si appoggia veramente bene. Una delle caratteristiche più belle di questa macchina, dai, è il fatto che beccheggio e rollio ce li siamo totalmente dimenticati, perché la sento che rimane sempre molto piatta. È abbastanza nervosa per via della cambiata, sì, ora che sono un po' più alto di regime ti dico che in cambiata questa cosa che lei fa, questa botta che abbiamo appena sentito, la rende più nervosa, meno fluida. Ma sentite questo motore qui, raga, wow, madonna che bella. Proviamo un launch, vediamo. Devo andare in manuale, disinserire i controlli e sono disinseriti. Piede sinistro qui, lascio. Ok, va. Che spettacolo, ragazzi. Io la voglio. La voglio, ma non la. No, in realtà non la voglio perché pesa troppo. 16 quintali, il cambio, cioè me la comprerei per un uso daily, per sentirmi supersonico, sì, la comprerei per andare in pista, mai nella vita, me la comprerei per una giornata tipo questa di oggi, ok, sì, ma allora a quel punto, boys, cambio manuale, che macchina, tanti pregi, veramente 8 su 10. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, voglio sapere la vostra, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, cosa state aspettando, ma non vedete quanti format abbiamo qui, e come al solito, noi ci vediamo alla prossima, ciao!